Parliamo di sviluppo delle competenze all'esterno, della società, un tema a noi molto caro, anche perché fa parte un po' degli obiettivi strategici di avere un impatto positivo su quello che chiamiamo il digital divide, su quella trasformazione, no, di cui parlava il sottosegretario. E fra le tante iniziative, credo che quella forse più interessante a questo tavolo, è quella che riguarda i NEET, cioè i giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Grazie a uno studio svolto da Salesforce lo scorso anno, proprio si chiama Digital Skill Index, è emerso che l'80% di questi ragazzi ritiene di essere molto forte, molto competente sulle competenze social, ma solo il 20% ritiene di essere forte sulle competenze digitali. E quindi qui il grande primo fraintendimento fra il fatto di sapere utilizzare, no, gli smartphone e avere competenze digitali che invece servono alle aziende. E quindi, come con la Fondazione Vodafone, ci siamo chiesti, sicuramente ci siamo detti di abbandonare qualsiasi approccio paternalistico, che con i giovani è ormai evidente che non funziona, e abbiamo pensato di sfruttare proprio queste competenze social per stimolare i NEET ad accrescere le competenze digitali. E abbiamo sviluppato con diversi partner una learning app che si chiama Livello 8. Level 8 è appunto un gaming, quindi qualcosa con cui i giovani hanno grande familiarità, articolato su 8 livelli, e andando avanti con i livelli i giovani acquisiscono competenze digitali certificate. Uno studio commissionato dalla nostra fondazione con Ipsos, che ha intervistato 3.000 insegnanti in tutta Europa, ci dice che gli insegnanti italiani si sentono mediamente più preparati rispetto agli insegnanti, al resto, ai loro colleghi in Europa, ma il 50% ritiene che si possa fare di più proprio in termini di strumenti digitali che aiutino sia insegnanti sia studenti a crescere anche in modo più rapido. E quindi l'idea di portare LV8 nelle scuole, e abbiamo anche raggiunto l'obiettivo di poter offrire 18 ore di formazione agli insegnanti riconosciute dal Ministero dell'Istruzione proprio per rafforzare le loro competenze in quest'ottica.